Elezioni 2015. Si vota domenica 31 maggio dalle 7 alle 23 per le elezioni comunali in diversi comuni italiani, oltre che per il rinnovo dei presidenti e dei consigli regionali di 7 regioni: Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Per le elezioni comunali, nelle regioni a statuto ordinario, le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata o anche su tutti e due. In ogni caso, il voto sarà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco e in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco. Tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sul candidato sindaco collegato. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. Oppure esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata. In questo caso, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più uno. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 14 giugno 2015 per il ballottaggio. La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome oppure il nome e cognome, in caso di omonimia, dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con più di 5.000 abitanti si possono esprimere due preferenze. In questo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Per maggiori dettagli, consultare i siti internet www.interno.gov.it e www.rai.it e la pagina 516 di Televideo Rai. Elezioni 2015. Si vota domenica 31 maggio dalle 7 alle 23.